Michele. Ok, è arrivato il momento della prova. A sorpresa! Quando era piccolo avrà sicuramente giocato al gioco dei buoni e dei cattivi. Ah, sì. Sì, sì. Quindi certo. Si ricorda come funziona, più o meno. Più o meno, sì. A sinistra vanno i buoni e a destra vanno i cattivi. Iniziamo subito. Buoni. Buono, ok. Romano Prodi, buoni. Achille Occhetto. Buoni, anche se lui mi metterebbe tra i cattivi, però io penso che invece... C'è anche la via di mezzo, se vuoi. No, ma io penso che lui è buono. Silvio Berlusconi. Si può scendere, no? Non c'è un modo di scendere. Si può solo salire. Io penso che è giusto che io lo metta tra i cattivi come farebbe lui con me. Ok. Diciamo. Mezzo. Nel limbo. Perché? Perché? Perché dovrebbe essere buono dal mio punto di vista, quindi perché appartiene al mio stesso mondo, però non si è comportato proprio bene, per cui lo teniamo lì, diciamo. Ok. Buono. Qui siamo perché? Amici. Ah, ok. Matteo Salvini? Di là. Perché? E questo lo deve chiedere agli immigrati che ha tenuto sulla nave senza farli scendere, perché lo sanno loro, lo sanno meglio di me. Luigi Di Maio? Mezzo. Perché? Perché per ora non ho capito che pesce è. dice tante cose, non si capisce che cosa vuole fare. Pare un bravo ragazzo, diciamo. Ancora si deve disvelare, diciamo. E invece? Io starei in mezzo anch'io, perché il giudizio va lasciato agli altri. Ma si sente più buono o più cattivo? Io mi sento buono, a volte troppo buono, devo dire la verità, mi sento. Però siccome gli altri mi sentono cattivo, rimettiamo al mezzo, perché bisogna tenere conto del punto di vista degli altri. Chi tra queste persone la metterebbe tra i cattivi? Non lo so. Io penso che ce n'è uno che certamente non mi metterebbe tra i cattivi ed è Walter Veltroni. Perché di tutte queste persone è la persona che io posso considerare amico, malgrado tutte le differenze. Siamo amici da tanti anni. Quello che pensano gli altri non lo so.